Bella a tutti ragazzi e ragazze, il pirata che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo gameplay su Assetto Corsa ed oggi vi andrò a dare dei consigli sul setting del pad su Assetto Corsa. Bene ragazzi, dopo tanti sbattimenti sono riuscito a trovare le impostazioni giuste su Assetto Corsa, quindi sul miglior setting in pista, sulla macchina. Queste impostazioni sono davvero fenomenali per quanto mi riguarda, in quanto la mia guida è molto sporca e le impostazioni queste ti permettono di entrare in curva come io voglio che la macchina entri, come a me piace guidare. Quindi, se a voi vi piace la guida sporca, nel senso sovrasterzante, vi consiglio di utilizzare queste impostazioni. Se voi vi trovate bene, basta che voi me lo diciate nei commenti. E se non vi trovate bene, basta che me lo diciate sempre nei commenti e vediamo di sistemarle insieme le cose. Cercherò di aiutarvi il più possibile con i consigli, con le impostazioni, con qualsiasi cosa. Quindi, queste sono le impostazioni che a parere mio mi trovo davvero molto bene. E quindi niente ragazzi, voi provatele se avete Assetto Corsa e fatemi sapere. Bene ragazzi, comunque oggi, a parte questo, a parte i consigli sul setting del pad, siamo qui per fare un evento speciale con la 500 Abarth Assetto Corsa al Mugello. Bene ragazzi, come in ogni video di Assetto Corsa, vi faccio vedere tutti gli eventi speciali che ci sono, in modo che voi mi potete dire nei commenti quale vogliate che io faccia per voi e cercherò di accontentarvi il più possibile, ragazzi. Quindi ragazzi, questi sono tutti gli eventi speciali, sono veramente tanti. Quindi non esitate a chiedere. Senza problemi, basta che me lo diciate nei commenti e io lo farò per voi. Bene ragazzi, gli eventi sono tutti questi. Torno indietro per fare l'evento comunque che mi è stato consigliato da un mio iscritto, che colgo l'occasione per salutarlo. Ciao Marco. Bene ragazzi, l'evento che a noi ci interessa è questo, una dura battaglia, chiamato così l'evento speciale da fare con la 500 Abarth Assetto Corsa al Mugello, un circuito nel Fiorentino. Bene ragazzi, guardiamo le specifiche tecniche di questa 500 Abarth, tutta pepe, tutta piccolina. 195 cavalli per lei, infatti, 302 Nm di coppia, 930 kg di peso, la velocità massima di 225 km/h, l'accelerazione di 7 secondi per lo 0 a 100, che in poche parole l'accelerazione di questa macchina con launch control va dai 6,7 secondi ai 6,8. È un rapporto peso-potenza di questa vettura di 4,60 kg per cavallo, ragazzi. Veramente impressionanti queste impostazioni, questi dettagli. Ebbene, ragazzi, andiamo a vedere le informazioni del Mugello, che è lunga 5 km e 245 metri ed è larga 14 metri. Bene ragazzi, adesso andiamo in pista e mettiamo livello avversari alieno, numero di avversari sono 14, da fare 5 giri. Ebbene ragazzi, non ci rimane che andare in pista e provare questa macchinina tutta pepe, perché solo così si può chiamare. Con il pad, ragazzi, è veramente molto difficile giocare a questo gioco, poiché comunque è veramente un buon simulatore, e come un buon simulatore richiede sempre l'utilizzo di un volante per utilizzarlo
al pieno. Però purtroppo chi necessita di un solo pad e non ha la possibilità di comprarsi un volante, il pad va bene. Certo, la differenza sta che nel volante senti veramente le emozioni che ti può dare davvero un volante e la macchina che state guidando in quel momento su un simulatore. Il volante ti dà qualsiasi sensazione, penso, sulle disconnessioni in pista, sul cordolo, sulle gomme che strigliano per terra, su qualsiasi cosa, ragazzi. Ebbene ragazzi, adesso basta con le parole, andiamo a vedere l'assetto e noi mettiamo il carburante, 17 litri per noi o 18 litri, va bene così. Mettiamo l'ala posteriore a 2 in modo che entra meglio in curva. La sospensione le facciamo più basse, quindi mettiamo 10 cm al posteriore, sia a sinistra che a destra, e mettiamo 5 cm nell'anteriore, sia a sinistra che a destra, ragazzi. Bene, ragazzi, andiamo con le slick hard, quindi gomme da corsa dure. Bene, ragazzi, andiamo in pista e proviamo a scalare la classifica, avversario dopo avversario, e cercare di arrivare almeno nel podio. Bene, ragazzi, andiamo. Aspettiamo che si spengano le luci, innestare la prima e partire a tutto fuoco. Eccoci qua ragazzi. Ecco che stiamo superando i primi due. Bene ragazzi, siamo in quarta posizione, adesso siamo in terza. Bene ragazzi, andiamo a prendere i primi due. Vedete ragazzi, questa è la modalità che piace a me di entrare in curva. E queste sono le impostazioni e tanti sbattimenti per trovare le impostazioni giuste al mio stile di guida. Bene ragazzi, andiamo a prendere subito i primi due e passare così in prima posizione e condurre così la gara. Andiamo. È la prima volta che uso questa macchina e la sto usando qui con voi oggi in questo video. Se vi piace la macchina e la pista, fatemelo sapere giù nei commenti, ragazzi. E se vi piace il video, iscrivetevi al mio canale. Bene ragazzi, li stiamo andando a prendere. Il primo giro che concludiamo in 2 minuti, 30 secondi e 674 decimi.
ci stiamo prendendo, ragazzi, ci stiamo prendendo. Avanti. Sono molto veloci, la difficoltà è a livello alieno ed è veramente, veramente tosta. Vi consiglio di prenderlo questo simulatore di guida, ragazzi, perché è veramente molto bello se vi piacciono i giochi di corse. Lo trovate sul PSN a 29,90€. Intanto, ragazzi, abbiamo preso i primi due. Adesso non ci resta che superarli e fargli mangiare così la nostra polvere. Mancano ancora due giri e proviamo a superare almeno il secondo, ragazzi. Stiamo avvicinando sempre di più. Lo sto veramente sudando perché è veramente difficile, ragazzi. Siamo veramente incollati, stiamo andando in fila. Purtroppo non riesco nemmeno a prendergli la scia, perché comunque non è la distanza giusta. Mamma mia, ragazzi, questa cazzata mi è costata davvero cara. Scusate se non sto parlando, ragazzi, ma mi sto concentrando per andare a prendere i primi due. Mi sono stancato dalla terza posizione.
arrivando. Secondo è qui. Ha sbagliato. Mamma mia, ragazzi, questa curva a me mi penalizza davvero molto. Davvero molto. Purtroppo penso che mi dovrò accontentare della terza posizione, visto che manca l'ultimo giro. Poi vediamo un po' se riusciamo a... molto tosta, davvero molto tosta. Questo pezzo vado davvero molto veloce, ma non basta, purtroppo. E boh, ragazzi. Stiamo terminando adesso il quinto giro in terza posizione ed è questa la nostra posizione alla fine della gara qui al Mugello, alla fine di questo evento speciale che ci ha portato a conquistare la terza posizione con questa 500 Abarth a sette corse. Bene ragazzi, stiamo arrivando adesso, il nostro giro migliore è stato di 2 minuti, 19 secondi e 685 decimi. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al mio canale, così da rimanere sintonizzati sempre con me quando escano live e video. Bene ragazzi, al prossimo video!